Ah, da grotta. Già che si chiama The Escape, apposta. Ma no, ho le vibes di Indiana Jones. Business, ti prego. Che culo. Una salvata da tiro. E mo qua? Sì, ma mi scusi, io... Dove si arrampica questo cristiano? Dove si arrampica? Che devo andare lì sopra perché è tragica la questione. Ah, quanti, vabbè. Ah, Quinn. Non continua a non saltarmi, ciccio. Cioè, io ti voglio bene, ma o ti voglio nel culo, eh. Mental Spack, grazie per follow venuto in streaming. Sì, questo. No, aspetta, accetti. Casco nella buca, mi fa ricominciare da capo? E questo lo siluriamo. Scusa per il bottering, no no, botti è come. Non ho problemi. Ma riparte da capo? Già, perché ci deve andare masso, è vero, hai ragione. Anch'io pirla, no? Però così siete veramente figli di mula, cioè. Però se magari salti, io ti voglio bene, ma se mi salti è meglio. Non mi ha... No, non mi ha preso. Ah no, qui non l'accetto. Qua non mi ha preso. Che hai visto Yasmin, cioè... Però non ho il mini... Io capisco che volete farlo un po' tedioso, ma... Tu sorella? Tu sorella! Non hai proprio il tempo fisico per saltare. Ah, nemmeno, incazzavo. Cioè, non hai veramente il tempo. Non ci arrivi proprio. Perché così muori. No. Ah no, aspetta, forse ho capito. Sei stronzo come pe... È stronzo, confermo che è stronzo.
Ma è quella vita. C'è la piattaforma sotto. Vabbè, ti bruci le chiappe. Oddio. Quando ti dà tante vite così. Devi arrampicare lì sopra. Ah no? M'ha fregato. Però vedi, probabilmente se vieni ittato non ti salta di meno, giustamente. Ah, fermati. Vabbè, quello lo sacrifico. Sì, confermo. Confermo. Sono un coglione io che mi faccio accettare. Cioè, il 90% delle morti le faccio perché salta malissimo. Perché mi faccio accettare come un pirla. Però io ti vorrei far notare, Aladdin, che se mi salti siamo tutti più contenti, lo vedi? È perché non c'è, cioè, il pad, che per l'amor di Dio, poi ha fatto il suo tempo, ma Madonna de. Allora, io sono in parte coglione e ci sta, ma non puoi dirmi che questo, cioè, mi fa dei salti decenti e poi mi fa. Ah! Madonna, ragazzi! Ma io ci arrivo alla piattaforma gioco, cioè, mi scusi cortesemente. Poi che mi fa accettare un altro conto. C'è. Ma io premo, Aspetta, dimmi, sbugiarda, eh? Sono deficiente, vedi? Per mentre lo premevo male, sono deficiente, la serva, e tu so. Madonna. Il cuore me l'accollo e salvi e zitto anche. No, quando te ne dà così tanti c'è un problema. Quando te ne dà così tanti c'è un problema, secondo me. Sei in procinto di un boss, te lo dico io. La vita però me la prendo. Proviamo per l'ultima volta, poi lascio la vita lì. Mi sa che metta, sai? No, dovevo la vita. Schippo, schippo, schippo. Ma non sarà mai quanto Indiana Jones, mi dispiace. Indiana Jones era il top della frustrazione, tanto.
Ma che sto giù genio, cioè. Nel dubbio da una salvata. E vabbè, una fetta di uno al limone, genio, cioè. Lo sapevo. La faccia del cazzo che diventa non diventa problematico per niente, mi dicono. Non batterà mai la vendetta in Asira, mi dispiace. La boia. Ah, volevo prendere il genio, vabbè, pace. E pensa che chi giocava senza l'emulazione, cioè una follia totale. Sbagliato io. Ho risbagliato io. Coglione. Mi stavo grattando. Perché poi è bello che si velocizza pure. Ah, proprio ti fa anche la fregarella. Dove? Boh. Sì, ma ti si incrociano gli occhi. Pronto, gioco? Ti si incrociano. Vabbè. Ma se te mi dici giù, io vado giù. O sbaglio? Casino. Diventa giù. Ti mette punti interrogativi che ti fanno incazzare in una maniera micidiale. Affanculo. Tanto per cambiare. Mm.
No, stai qua. Sto livello è una genialata, cazzo. Sto livello è una cazzo di genialata. Come si fa qui? Unexpected proprio. C'è un problema logistico qua. Come faccio? Aspetta. Qui non puoi ripeterlo tante volte. Ah, le mele, quelle le devo prendere. Dai, una salvata qui per malavori. Ah, c'è la piattaforma. Madonna, sopra e casca. Rana. Pare quasi un livello bonus a vederlo così. Era come strutturato. Oddio, sta parte è complicatella, eh. Sta parte è complicatella. Non si aggrappa, il problema è che non si aggrappa. Si aggrappa malissimo. Salta quando non deve saltare. C'è una meccanica di salto stranissima. Allora, per gradi. Lo fallo per gradi questo. Allora, può aiutarmi questo? È proprio un problema assurdo nei salti. Che deve, ci devi andare avanti, il problema è quello. Guarda che roba c'è. Cioè.
Allora. Perché lui salta per così, quindi mi dà le spalle, però devo andare in laterale. E uno. E due. E non si aggrappa. Come faccio andare avanti qui? Se è così è un cazzo di inferno. Pezzettino per volta che la morisci. Non mi si aggrappa. Cioè si aggrappa in automatico, perché si dovrebbe aggrappare in automatico. Assurdo. Però ora forse c'è più meccanismo. Devi essere preciso. Se vai anche un millimetro più avanti non si aggrappa. Poi salta. Il problema è che salta. Delle volte salta a fatica, delle volte salta bene. Vedi. Perché questa è la parte, al momento la parte per me più difficile del gioco. Allora, per gradi. C'ero, eh. Vai, salti affaticati, io lo premo. Guarda che roba. C'è. Ma come fai, cioè? Il problema più che altro sulle... cioè, sarebbe... è fattibilissimo, perché... è fattibile, il problema è la meccanica del salto, che è fatta non male di più. E da qui lo capisci. Ah!
Dio, ho partorito 20 gemelli! Tutto per 5 metri, c'è! Oddio, madonna, ragazzi, mi sono caccato malissimo. Che malavori è qui? C'è. Fin qui scorrevole. Bello questi giochi che erano anche gradevoli, ma avevano delle cose, delle capacità di meccaniche che veramente lasciavano tanto a desiderare. Va bene che si parla dei primi anni 90. L'altra volta, per esempio, ho portato Quackshot e Stealing of Donald Duck 1991 per Sega Genesis. E anche quello, c'era una parte dove devi, che se non lo sai veramente lo droppi, che arrivi in un tratto dell'Egitto dove devi praticamente premere dei tre tasti per terra in sequenza. E no, quella vita è anche morto e praticamente blocchi, vedi, e praticamente blocchi una specie di muro che ti va giù. Ma sono stato più di un'ora. E poi dico, la generazione degli anni 90 è nata, è praticamente cresciuta incazzata. Ha provaggiato a sta roba. Mi chiedo una salvata via. Io questi li prendo, però non so se ne vale la pena, sinceramente. Anche perché quando giochi a quella specie di slot, perdo inesorabilmente. E questo è il problema. Su queste piattaforme qua, ora per esempio su Donkey Kong non mi era successo. Questo va detto, Donkey Kong è fatto molto bene, molto meglio, molto bene. Ma su questi giochi qua era... C'è. Cioè, io premo, eh. Delle volte fa il salto basso, devo... O magari sono io che sbaglio meccanica, il che ci sta. Ma anche qua devi andare sul culo, perché non lo puoi sapere. Ora devo andare, devo premere qua. Guarda la manina piccola, cioè manco a dire preciso al millimetro. No, sono un coglione. Mi ci risalvo, ho caricato, vabbè, dai, qui si ritorna. Ora io dovrei saltare e premere e andare lì. E ce la faccio. A culo. Mi spieghi ora. Cioè. Io il 90% del... Cosa?
Becca e porta a casa. Becca e porta a casa.